relazione di Sem, Cam e Jafet, e poi le generazioni che seguono fino al momento in cui Dio chiama uno dei setiti e lo conduce fuori dalla sua terra, perché è da questo ceppo che nascerà il Salvatore del mondo, promessa ai progenitori per la salvezza dell'uomo. Noè ha tre figli, Sem, Cam, Jafet. La nuova generazione, che pure longeva, ma non quanto la prima generazione antidiluviana, ma è sempre longeva, si divide in tre stirpi: i Semiti, i Jafetiti e Camiti. I Semiti che abitano così nel Medio Oriente, i Camiti che abitano l'Africa, i Jafetiti le isole del mare, Anatolia innanzitutto, Mediterraneo. Dio ha benedetto in maniera particolare Sem, dicendo che nella tenda di Sem si sarebbero ritrovati Jafet e Cam, per cui aveva già preannunziato nella linea della promessa del Salvatore una stirpe, la stirpe dei Semiti. Adesso da questa stirpe c'è una famiglia, la famiglia di Terach, i Terachiti. Terach che ha tre figli, uno di questi figli viene chiamato, e uno di questi tre figli è Abram, a cui Dio poi cambierà il nome, Abraham, che significa padre di molti popoli. Già c'è una prima migrazione storica del padre di Abramo, che si inquadra appunto nell'emigrazione dei popoli. Esce da Canaan, è di origine di Ur dei Caldei, una grande città per quei tempi, i cui scavi denotano che era una città molto progredita, dove ci sono delle abitazioni ben fatte, delle vie tracciate. Siamo al terzo millennio, Ur dei Caldei. E da questa terra degli Urriti che esce la stirpe di Abramo con il suo padre Terach. Un bel giorno che si trovano ad una prima tappa da Canaan, il Signore compare ad Abramo e lo chiama in maniera particolare. Abramo già si trova in altra terra fuori di Ur, insieme con Nacor e col figlio di Aran, che è pure figlio di Terach, ma è morto prima, il suo nipote Lot. Abramo viene chiamato
e con Abramo Lot, Sara sua moglie, partono per la terra che Dio indicherà. Qui incomincia, proprio col capitolo 12, la chiamata di Abramo, padre della fede e capostipite dopo il diluvio della promessa fatta da Dio. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 11 per inquadrare la stirpe e la discendenza ai fini storici, ma poi seguiremo soltanto Abramo, perché è lui che ci interessa. Così negli ultimi versetti del capitolo 11, tanto per inquadrare la storia, leggiamo: poi Terach prese Abram suo figlio e Lot figlio di Aran, perché Aran era morto, figlio cioè del suo figlio, il proprio nipote, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Carran e lì si stabilirono. Poi Terach muore. L'età della vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì in Carran. Muore il padre Terach, resta soltanto Lot, nipote di Abramo, figlio di Aran, suo fratello, e la moglie Sarai. Sono tre. Tutti però hanno della servitù. Allora il Signore, ecco il capitolo 12, dice ad Abramo: esci dalla tua terra, esci dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, e vieni verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno saranno maledetti. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ecco, la benedizione data da Dio è promessa di opere meravigliose che sono legate a quella benedizione. Così anche per gli antichi la benedizione era molto importante, non era un patto transeunte. La benedizione era una garanzia, era un atto quasi divino che si compiva. Il figlio domandava la benedizione al padre, ma era la benedizione solenne che si dava una volta sola. Sì, si davano le benedizioni comuni, però la benedizione solenne veniva data una volta sola ed era legato a quella benedizione la posterità. Era una benedizione profetica in cui Dio si impegnava a dare quello che il padre diceva al figlio e alla sua progenie. Era Barekà. Anche noi siamo stati benedetti dal Padre Celeste.
con la benedizione spirituale in Cristo Gesù. E siamo stati eletti da Lui per essere santi e immacolati al suo cospetto in eterno ed essere lode della sua gloria. Abramo benedice a sua volta Isacco, Isacco benedirà Giacobbe, Giacobbe benedirà i 12 figli, le 12 tribù. In ogni benedizione c'è l'avvenire garantito da Dio per quella generazione che verrà. Ricordate quando Giacobbe e il suo fratello Esaù si presentarono al loro padre Isacco per la benedizione e come Giacobbe ingannò, dopo essersi fatto così vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie di Esaù, si presentarono a Isacco. Isacco dà la benedizione al primogenito, primogenito che per sotterfugio è Giacobbe, non Esaù. E dopo aver dato la benedizione si sente ingannato, perché Rebecca, con furbizia, che aveva una predilezione per Giacobbe, vestì dei vestiti di Isacco e delle pelli dell'agnello così ucciso, il figlio Giacobbe, e il padre credente che fosse Esaù lo benedisse, dava la benedizione al primogenito. Quando venne Esaù e si accorse che il fratello gli aveva così soffiato la benedizione, va dal padre a protestare e il padre dice: ma figlio mio, io benedizione ne ho una, l'ho data a Giacobbe, però anche per te c'è una seconda benedizione, una benedizione in grado minore. Ed è per questo che i due fratelli poi si bisticciarono ed Esaù perseguitò sempre Giacobbe. Comunque la benedizione ha un'importanza. Ora, questa benedizione data da Dio ad Abramo, questa promessa di benedizione, è una benedizione che si estende a tutta la terra, per cui Abramo è come il capostipite della salvezza, ossia del Salvatore che verrà a liberare il mondo da ogni peccato e invece della maledizione porrà la benedizione sulla terra. Ecco perché Cristo, il figlio della promessa, è il benedetto del Padre, e in Cristo siamo tutti benedetti dal Padre Eterno, simboleggiato in Abramo, siamo tutti benedetti con una benedizione spirituale. Dobbiamo noi rivalutare la benedizione, questo è un primo insegnamento, con l'imposizione delle mani. La benedizione veniva fatta con l'imposizione delle mani. Oggi viene criticata la imposizione delle mani, ma è antica quanto il mondo. Veniva trasmessa la benedizione di Dio, più che la guarigione, più che il fluido, è un gesto in cui si trasmette al figlio la benedizione di Dio e l'augurio al figlio di benessere fisico, materiale, di benessere spirituale, di prosperità. Dobbiamo rivalutare la benedizione
ricordate il numero 6, numeri 6, quando Dio comanda al sacerdote di benedire il popolo di Israele. Quella benedizione che noi diamo comunemente, io do ogni giorno a tutte le persone che incontro. Ti benedica il Signore, ti protegga. Il Signore illumini il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore volga la sua faccia su di te e ti dia la pace. E poi cos'è scritto dopo il versetto che noi non leggiamo? Così benedirete i figli di Israele e il mio nome resterà su di loro. Cioè noi mettiamo quasi il nome di Dio, il sigillo di Dio, su quelli che noi benediciamo. Per cui il nome di Dio resta su quelli che vengono benedetti. E come il sigillo che denota l'appartenenza a Dio, per cui il maligno non può fare niente. Allora ritorniamo per quanto riguarda questa l'importanza della benedizione. Qui Dio benedice Abramo in maniera particolare e dice che la sorte dell'umanità è legata a lui e dalla sua stirpe che nascerà il Redentore, e in questo Redentore saranno benedette tutte le genti. Per cui ecco il terzo anello che noi abbiamo. Il terzo anello è questo, primo anello, e Genesi 3, dove troviamo la promessa, il figlio della donna, la stirpe che conculcherà la testa al serpente, la prima promessa, primo anello. Il secondo anello, di dove nascerà? Nascerà dalla stirpe di Set. Sem, voglio dire, Set, anche Set, perché Sem, Set viene subito dopo Abele, cioè muore Abele, Dio al posto di Abele mette Set, i Setiti e i Cainiti. Comunque Dio nascerà da Set, però Sem, una seconda benedizione in Sem. Dio benedice Sem, la tenda di Sem, dove andranno Jafet e Cam. Terzo anello, tra i Semiti Dio sceglie Abram, figlio di Terach. Poi, quarto anello, Isacco, figlio della promessa. Quinto anello, Giacobbe. Sesto anello, dei 12 figli di Giacobbe, Giuda. Settimo anello, tra i figli di Giuda, David, della stirpe di Esse, sempre progenie di Giuda. E così si arriva fino al Redentore, che è figlio di David, come veniva chiamato figlio di David, figlio di Abramo, figlio di Dio. E adesso, prima di andare oltre, io vorrei che si cantasse il canto che noi tante volte cantavamo prima, che adesso invece si sente molto più di rado. Avanti. La uscita d'Abramo. La tua terra è va, dove ti mostri, se lo trovi. Esci dalla tua terra e va, mostrerò
Abramo, non partire, non andare dove cerchi la tua terra, dove speri di arrivare. La strada è sempre quella, ma la gente è indifferente, tieni amica dove cerchi di arrivare. Quello che lasci tu lo conosci, quello che conta vale di più. Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Gesù, esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Abramo non partì. Dio si autorivela, perché Abramo è uno che adora gli dèi, è un idolatra, come Terach suo padre, perché il popolo aveva smarrito l'idea di Dio ben presto. Anche dopo il diluvio, senza una guida, senza una luce, siccome l'uomo è politeista per natura, ecco che smarrisce l'idea dell'unico vero Dio. E allora Dio si rivela ad Abramo come l'unico vero Dio. E Abramo crede a Dio che sarà il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dirà Gesù, il Dio dei vivi. Abramo giubilò quando vide il mio giorno. Ecco, il Signore mostrò ad Abramo il giorno di Cristo. E Abramo credette a questo figlio che sarebbe nato da lui nei tempi remoti, negli ultimi tempi, e in questo figlio tutta la terra sarebbe stata benedetta. Abramo esultò vedendo il mio giorno, e gli dicevano i farisei, gli scribi: come, non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? E Gesù risponde: prima che Abramo fosse, io sono. Quell'io sono è scritto maiuscolo, volendo dire che io sono Dio, è il nome di Yahweh. Prima che Abramo fosse, io ero, io sono. Per cui Cristo rivendica la sua nascita eterna. E allora Gesù ha visto Abramo, ha visto che Abramo desiderava vedere il suo giorno, e giubilò quando vide il giorno di Cristo. Comunque poi ritorneremo su questo. Questa è la prima promessa fatta ad Abramo, a cui Dio si mantiene fedele, perché l'uomo è infedele, ma Dio è fedele. Quando Dio dà una promessa, la mantiene. Quando dice una parola, quella parola è irrevocabile. Dio non cambia sentimenti, non cambia pensiero, come siamo noi. La parola di Dio è irrevocabile.
E allora Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia, perché per la fede che noi veniamo giustificati, non per le opere morali che noi facciamo. Le opere morali che noi facciamo sono conseguenza della fede, sono modi di esprimere la fede, ma è la fede che ci giustifica. Gli fu imputata giustizia, giustificazione, appunto perché credette. Anche per noi è lo stesso. Non sono le opere buone o cattive che ci salvano, ma è la fede che ci salva. E la dottrina del Nuovo Testamento enunciata da Paolo, ma già tante volte ribadite nel Vecchio Testamento: il mio giusto vive di fede, Abacuc, oppure Malachia, il mio giusto vive di fede. Per cui noi ci serviamo per la fede in Dio, non tanto per le opere. È chiaro che la fede si manifesta con le opere, altrimenti è una fede fasulla, non è vera. La fede vera si manifesta con le opere, però è la fede la radice della nostra giustificazione. E che cos'è la fede? Chi mi sa dire la fede cos'è? Come? Sì, anche questa fiducia in Dio. Ma che cos'è la fede? Vaticano I dà la definizione della fede che è conseguente alla prima lettera, o meglio alla lettera agli Ebrei, capitolo 11, dove c'è l'inno della fede, come nel capitolo 13 della prima Corinti c'è l'inno alla carità, l'inno della fede, e nel capitolo 11 degli Ebrei, dove la fede è un dono ed è anche un impegno, dono e impegno, un dono impegnante. Per cui c'è dono passivo e attivo, nel senso che noi riceviamo un dono, la fede, ma che ci impegna a produrre opere di fede. E c'è il bellissimo inno, tutto il capitolo 11 è l'inno alla fede, come tutto il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi è l'inno alla carità. E allora Abramo crede alla promessa. Che cos'è questa promessa? La promessa del Salvatore, la promessa dell'incarnazione di Dio sulla terra. La Madonna si rifà alla promessa fatta da Abramo e i suoi discendenti per sempre. Anche il Benedictus dice Zaccaria, la promessa fatta da Dio ad Abramo. Ma la Madonna crede, e come Abramo fu giustificato per la fede nel promesso, e il promesso creduto da Abramo fu la sua giustificazione, perché Cristo è la santificazione dell'uomo, così anche la Madonna fu santificata nella fede del promesso, nel senso che era sì santificata nel grembo materno, ma esprime la Madonna la sua giustificazione nella fede
al promesso. C'è nella fede a Dio per la promessa fatta. Cioè la Madonna si rapporta alla fede di Abramo. La Madonna crede come crede Abramo, per cui è l'unica donna, mettiamo l'unica persona, che veramente crede come crede Abramo. Per cui crede Abramo, crede Maria. L'oggetto è lo stesso, la promessa, il promesso. Abramo crede nel promesso. Venturo, Maria crede in Gesù suo figlio che adempie la promessa di Dio fatta ad Abramo, per cui c'è un legame tra Abramo e Maria e Cristo che viene creduto da Abramo come Cristo venturo. Cristo è creduto da Maria come già venuto e come adempimento della promessa fatta da Abramo. Per cui la Madonna si rapporta ad Abramo, alla fede di Abramo. Il Magnificat cosa dice? Messo ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Anche Zaccaria ha un rapporto con Abramo. Vediamo dove lo dice. Egli si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, per concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. Ecco allora la figura di Abramo, il nostro padre nella fede. Gesù lo chiamava padre. Lo chiamano padre, per cui molti figli ha il padre Abramo. Dobbiamo avere grande riverenza per il padre Abramo, nostro padre nella fede, il quale non è uno stico di santo, ma è grandissimo per la sua fede. E la fede copre tutti gli altri difetti che possiamo trovare. Tutti i grandi hanno sempre un lato debole, perché perfetto c'è soltanto Dio. Anche Abramo ha qualche lato debole, che vedremo nella sua migrazione in Egitto. Abramo, subito dopo questa promessa, con sua moglie Sara, che ancora non è madre, perché è ancora sterile, per la carestia che succede subito, nello stesso capitolo 12, per cui avviene subito, dopo la prima tappa, Abramo dimora per qualche tempo a Carran, poi si sposta, però succede subito la siccità nel territorio dove lui si trova con i suoi armenti, e allora sa che in Egitto non c'è siccità e scende con tutte le sue carovane. Non erano ancora molte,
scendi in Egitto per trovare pascolo e trovare anche pane per la sua servitù. Ed è qui che si mostra un poco la debolezza di Abramo. Abramo va con sua moglie Sara, una donna molto bella, e dice a Sara: «Sente Sara, mogliette mia, tu sei molto bella e appena gli egiziani ti vedranno perderanno la testa, subito riferiranno al faraone: sa, è venuta una straniera meravigliosa, e cosa faranno? Uccideranno me, che sono tuo marito, e ti prenderanno. Sai cosa facciamo? Tu dirai che sei mia sorella e non ti mostrare così come mia moglie, altrimenti ne avrai male, no, male tu, perché tu sarai sempre presa e portata in pianta di mano, come si suol dire, sulla palma della mano, ma io avrò la peggio». Allora scesero e quando videro Sara rimasero incantati di questa straniera e riferirono a Faraone: «Faraone, ne è venuta una, non è come quelle delle egiziane, ma una, sa». E allora se la prende per moglie, la manda a chiamare, chiama suo fratello, perché era accompagnato suo fratello Abramo, e dice: «Va bene, a prenderla, però siccome doveva pagare un pizzo, cioè il prezzo, perché rappresentava come il padre, e allora il faraone si disobbliga dando armenti, pecore, cammelli, oro, argento, come il prezzo della, diciamo, del connubio». Così Abramo tace e tace pure Sara. E la notte Faraone sente una terribile presenza, la presenza del Dio di Abramo. «Che stai facendo? Che stai facendo? Questa è moglie di Abramo». Allora esterrefatto si alza dal letto e chiama Abramo: «Che cosa hai fatto? Perché mi hai detto? Perché mi hai detto che era tua sorella? E non mi hai detto che era tua moglie? Io non l'avrei toccata». Anticamente si usava così, la correttezza degli antichi. Questa correttezza ora non c'è più. Ma quando mai? Ma quando mai? Invece questo pagano, faraone, abituato a tutto, però la giustizia naturale veniva sempre rispettata. Non si tocca la moglie di un altro, appartiene a un altro. Oggi con tutti i sacramenti del matrimonio ne succede di tutti i colori. E se capita l'occasione non si va a reclamare: va bene, ma la prendo, basta, ci sei stato con me, tira avanti». Invece qui non la tocca. Che cosa è successo? Tu non puoi essere mia moglie, perché sei moglie di un altro, appartiene a un altro. Chiama Abramo e dice: «Cosa mi hai fatto? Mi hai imbrogliato». E allora Abramo si scusa: «Sa, che vuoi, io temevo per la vita». Subito chiama i suoi servi e dice: «Caricatelo ancora di carovane, cammelli, oro, argento e portatelo alla frontiera». Si è scacciato dal paese perché ha osato darmi moglie, sua moglie. Ha commesso un delitto. E così Abramo se ne va a carico
di oro, argento, pecore, buoi, asini, cammelle, e se ne torna sano e salvo. Insomma, dice stesse bene, ma fu un modo giusto questo di fare. Quelli che vogliono scusare Abramo dicono, sa, anche che diceva che era sua moglie, che faceva, l'avrebbero ammazzato, ma se la sarebbe preso ugualmente. Per cui, presa per presa, meglio che se la prenda come sorella che come moglie di uno che avrebbero ammazzato. Invece non era così. Abramo pensava male del faraone, tante volte noi pensiamo male degli altri. Tant'è vero che quando il faraone si avvede che è la moglie di un altro, non osa toccarla. Pensava male Abramo e fece male. Però si pappò tutti quei cammelli, tutto quell'oro, quella gente, e se ne andò. Insomma, approfittò dell'occasione. Ritorna e Dio al ritorno rinnova la promessa e gli dice: il figlio che nascerà da te sarà colui in cui io benedirò tutte le genti. Però Sara non aveva figli, era sterile. E siamo arrivati a 90 anni, ancora bella e fiorente era, però era sterile a 90 anni. E Abramo aveva pure 90 anni, poco più. Ed è qui che Sara, vedendo che non aveva figli, dà ad Abramo la sua serva, il presente, io figli qui non ne vengono, ti do in moglie la mia serva. E così i figli della serva appartengono alla padrona, li genera la serva, però sono figli miei, proprietà mia. E così Abramo prende Agar per moglie, però è moglie di secondo ordine, non è la moglie quella vera e propria, perché l'unica vera moglie è Sara. Però un surrogato della moglie, una moglie pure, una seconda moglie. E nasce Ismaele, e da Agar, e Abramo è contento. Dice, finalmente un figlio almeno ce l'ho. Però il Signore gli dice, no, non è il figlio di Agar, ma il figlio della tua legittima moglie, di Sara, che è sterile, ma figlio non aveva. Dunque, Ismaele, pur essendo figlio di Abramo, non è il figlio della promessa, è un figlio naturale, non è il figlio della promessa. Però Dio gli dice, sì, io ti benedirò e dal figlio che nascerà da te usciranno molti popoli, molte nazioni, per cui deve credere alle mie parole. E Abramo crede. Lui invecchia, la moglie invecchia e figli non ne vengono. Un bel giorno il Signore gli dice, Abramo, guarda le stelle del cielo, contale. E come faccio, Signore, a contare? Contale. Poi lo conduce in riva al mare e dice, vedi questa arena, conti i chicchi dell'arena e come posso contarle. Il Signore dice, così sarà la tua discendenza,
più numeroso delle stelle del cielo e dei chicchi dell'arena del mare. Ma Sara non aveva figli. Ma Abramo credette alla promessa di Dio, pur notando che né lui, ormai vecchio, né Sara, ormai anziana, potevano avere figlie. Ed è qui la grandezza di Abramo. Credi a Dio, nonostante che naturalmente quelle parole di Dio non sono vere. È vero che Dio continuamente dice così, 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 però i fatti dimostrano il contrario. Però Abramo crede a Dio, nonostante le apparenze, nonostante i fatti naturali, crede più alla parola che ai suoi occhi, che a se stesso, alle sue forze, alle sue costituzioni, per cui ecco una fede robusta. Si crede a Dio più di quanto all'evidenza. L'evidenza era contraria alla promessa, ma Abramo crede più alla promessa che all'evidenza dei fatti. E un bel giorno, siamo fuori asse. La prossima volta continueremo. Restiamo così alla grande fede di Abramo, poi vedremo come la fede di Abramo viene coronata quando compariscono i tre uomini che gli fanno visita, l'ospitalità che offre Abramo, ne vede tre e ne adora uno. È il primo simbolo della Trinità, simbolo soltanto. Comunque lo vedremo la prossima volta. Intanto l'insegnamento è questo, che Dio mantiene la sua promessa, che la nostra giustificazione avviene attraverso la fede.